Martini, segno Rimini più prudenti, servendo Petri in difesa, avanzato Valerio e Nava sulla destra a centrocampo, fuori Simoncelli e Calombo, confermati Alimi e Montanari come mezzali. In casa Teramo, Gomis sostituisce tra i pali Lewandowski, Albonolli se c'è area di contestazione da parte della tifoseria locale, il colpo d'occhio non è delle migliori occasioni, mentre di fuori dello stadio Tafferulli tra le tifoserie prima del calcio d'inizio. La partita vede in avvio subito una punizione di almeno dalla tre quarti con il colpo di testa di Polak che termina al lato. Al 16° invece Infantino serve Zecca, ma l'esterno destro dell'attaccante abruzzese non inquadra la porta difesa da Nava, tu per tu con il portiere, la palla termina al lato alla sinistra dell'estremo difensore. 10 minuti più tardi arriva il doppio tentativo di Guieb dalla distanza, tiro di sinistro respinto e successivo destro è completamente da dimenticare, palla alla destra di Gomis. Al 27° e quindi un giro di lancetti dopo, punizione da posizione favorevole per il Teramo, ma lo specialista Proietti tocca la palla a Ventura che sparacchia altissimo. Al 29° si prova Infantino da fuori area, decentrato sulla sinistra, Giacomo Nava blocca in due tempi. 33° punizione per i Rimini, palla in aria con il tentativo di Petti di colpire di testa, la palla arriva a Piccioni che si gira ma complice il disturbo di Proietti, l'attaccante non riesce a calciare con decisione, mura tutto Caidi. Al 39° sugli sviluppi di un corner, Ventola crossa sul primo palo dalla destra, Sparacello tocca al lato, complice anche una deviazione di Ferrani, non vista dal direttore di gara, si riparte dalla rimessa dal fondo campo ad opera di Giacomo Nava. Al 44° arriva il gol del Teramo, calcio di punizione col mancino di De Grazia, la palla in aria viene deviata e arriva sulla sinistra Sparacello, lasciato libero a due passi da Nava, l'attaccante sull'uscita del portiere alza il pallone col mancino e crossa sul secondo palo dove Fiordaliso è pronto a colpire di testa, Volpe sulla linea tocca senza evitare il gol del sorpasso, 1-0 per il Teramo e replay meritato anche per la marcatura dei padroni di casa. A 46° nell'unico minuto di recupero Guieb dal fondo serve al centro Piccioni, anticipato dalla difesa del Teramo, non particolarmente reattivo l'attaccante ex di turno tra l'altro. Nella ripresa 72° arriva la punizione a destra di Calendo, Ferdaliso tocca di testa ma la palla arriva a Cicare, vice bravo a rientrare su destro e a calciare, la palla deviata di schiena da Caidi finisce fuori, l'arbitro però vede un tocco di un giocatore dei Rimini e non accorda il corner. A 74° Gomis diventa protagonista quando ferma Candido, Guieb infatti guadagna una punizione sulla sinistra, Candido calcia direttamente in porta con Gomis pronto a volare nel respingere il suo tentativo. A 77° il portiere si ripete nuovamente, respinta corta di Sparacello, Montanari calcia il sinistro dal limite, conclusione potente ma centrale, Gomis comunque decisivo, il portiere alza sopra la traversa. Alla 83° arriva un'altra punizione di Canio dalla destra, Bonaventura appena entrato in campo schiaccia di testa, Gomis blocca senza problemi. Al 95° ultimo tentativo per i padroni di casa, palla fuori misura, termina qui una gara che vede il Teramo con il minimo sforzo confezionare i tre punti. Adesso la contestazione viene momentaneamente messa da parte, per il Rimini una prova un po' sottotono visto soprattutto i primi 45 minuti di gioco, meglio decisamente la squadra di Martini nella ripresa. Per i Rimini buone le prove di Valerio Nava e di Palma che conquistano sicuramente la sufficienza ampiamente, per il Teramo sottolineiamo le parate decisive di Gomis e Specie nella ripresa.